Sono molto contento con il mercato, sicuro, si può fare ancora di più, stiamo lavorando, vediamo, ma sicuro che se rimango qua 5 anni sarà più facile. La squadra del livello che vuole competere nelle tre competizioni, che vuole giocare Champions al massimo livello e puntare allo scudetto, la squadra deve essere forte, la rossa deve essere forte e i giocatori devono essere capaci di lavorare e aspettare la sua opportunità. Una settimana gioca uno, una partita, la domenica può giocare un altro. Gonalon, che è un giocatore di un'altra squadra, ho detto prima un buon giocatore, ma è un giocatore di un'altra squadra, stiamo lavorando ma lavoriamo tra noi. Morgan all'inizio era chiaro che era la nostra prima scelta, Rafael era un portiere giovane che arrivava per imparare, ma lui ha deciso di andare per un'altra strada e noi abbiamo, quando questo era così, noi abbiamo lavorato con Julio César, che era, voi lo sapete meglio che nessuno, noi lavoriamo con Julio César, un portiere che noi conosciamo bene, e sembrava che eravamo vicino. Dopo si è fermato un po' questo lavoro e la sorpresa per noi è che Pepe Reina era disponibile. Si è fatto una richiesta, hanno detto sì, perfetto, cioè, puntare un portiere di massimo livello quando Morgan faceva, come ho detto, la sua scelta era importante per noi e lo abbiamo fatto. Sì, ho detto prima, con Riccardo Vigon e tutta la sua gente, noi parliamo ogni giorno del mercato, di ogni giocatore, sempre guardando questa idea del bilancio finanziario, e sempre facciamo, decidiamo questi 3, 4, 5 giocatori. Vediamo, guardiamo, parliamo con la nostra gente e dopo decidiamo che è lo meglio per noi. Non è una scelta mia, non è una scelta sua, parliamo ogni giorno, come ho detto, condividiamo le decisioni. Per la crescita del Napoli possiamo prendere giocatori come Higuaín, Albiol, Callejón, Reina, Mertens, giocatori di livello internazionale che arrivano qua con l'idea di vincere qualcosa. Higuaín è un giocatore fortissimo, lui è un giocatore che in una squadra forte come Real ancora segnava, tutti parlavano di uno o dell'altro, ma lui era sempre di là, ha mostrato il suo livello, lo conosco molto bene, conosco lo staff che ha lavorato in Real tanti anni e mi parlano tutti molto bene da lui. È un giocatore importante per noi, ma la squadra deve giocare per vincere. Per me è lo stesso se Lorenzo fa un gol o Mertens o Callejón o se lo fa Cannavaro, è lo stesso. Sicuro che Higuaín farà tanti e questo sarà positivo per noi, ma la squadra gioca per vincere e se lui è l'attaccante deve fare più gol che l'altro. A me piace avere una squadra forte, una squadra che può competere per vincere titoli. Non mi piace guardare le partite della Champions in TV, mi piace essere di là fino al fine, lo stesso con lo scudetto o con la Coppa. Sono la responsabilità, se il Presidente ha deciso un allenatore della mia esperienza è perché ha fiducia che possiamo farlo bene. E dico, per le tifose il messaggio è chiaro, devono essere dietro la squadra come sempre l'hanno fatto e sapere che questa è una nuova etapa, non so se si dice in italiano etapa, tappa. Ma dall'inizio alla fine noi sempre lavoriamo al 100% per vincere ogni partita. Positivo, la squadra, la cosa che mi è piaciuto di più è l'atteggiamento dei giocatori. Tutti sono disponibili per fare le cose che vogliamo fare. Per parlare di uno o un altro penso che non è giusto, perché tutti hanno fatto un grandissimo lavoro, penso che questa è la cosa meglio da dire. E ancora dobbiamo migliorare, è chiaro, ogni allenatore vuole fare le cose, soprattutto il primo anno, vuole cambiare più cose alla sua idea, ma come ho detto prima, tante cose si hanno fatto bene, che manca qualcosa, ma stiamo lavorando e sono sicuro che ancora abbiamo tempo per farlo. Un allenatore nuovo, con un'idea nuova, vuole d'inizio usare il suo modulo e vedere come va con i giocatori che abbiamo e cercare di trovare giocatori che capiscono questo modulo. Se dobbiamo cambiare qualche partita, se può fare, è una questione di lavorare, per loro sono tanti anni di fare una difesa da 5 che
sicuro che non sarà difficile cambiare durante una partita. L'anno scorso, quando la squadra aveva qualche problema, cambiava a difesa da 4. È una squadra che ha l'intelligenza tattica per farlo. Noi lavoriamo con questa idea del modulo 4-2-3-1, ma se dobbiamo fare qualcosa possiamo farlo in una maniera diversa. L'altra cosa è il rito Scaramanti, che si dobbiamo vincere queste cose. Io penso che ancora la Juve è una squadra fortissima, e le altre squadre, Inter, Roma, Fiorentina, Lazio, Udinese, Milan, sono squadre fortissime lo stesso. Il calcio si può fare tutto quello che si deve fare, che noi lo abbiamo fatto con queste tre strade che ho detto, ma ancora l'altro lavorano lo stesso. Vogliamo fare le cose bene per essere di là, e se siamo di là, vicino al top della classifica, si può vincere.